considerato anche che io in un certo senso sono il padronificato, perché vedete quel manifestino lì è inserito in una rubrica che la società letteraria, pure di presentare i libri, mi ha dedicato, quindi una piccola legittimazione ce l'ho. Allora, questo libro, che non è la prima volta che viene presentato, ho avuto una presentazione, ho avuto sempre un grandissimo successo, è una frutto di una straordinaria ricerca di tre giovani che con pazienza, in anni, perché visto che ci sono delle interviste abbastanza vecchie, sono andati a intervistare, a parlare con persone che il 26 aprile del 1945 avevano dei ricordi, a volte ricordi precisissimi, a volte ricordi confusi, ma e hanno raccolto una serie notevolissima di testimonianze. È un libro doloroso. Io l'ho riletto ieri, tra ieri e l'altro ieri, per la seconda volta, e in certi punti mi sono emozionato, perché si sono fatti terribili in guerra, purtroppo. Sia la parte, diciamo, che ha ragione, in questo caso gli avversari dei tedeschi, cioè i resistenti, sia la parte opposta, hanno comportamenti frequentemente bestiali. In guerra l'essere umano, salvo eccezioni, diventa una bestia, per cui si spara alla testa del nemico ferito che è caduto, si mettono al muro persone assolutamente innocenti perché qualcuno ha ucciso un militare che stava scappando. Quindi questo libro racconta veramente una tragedia, tragedie in parte credo sconosciute, nel senso che non mi pare che gli episodi che loro raccontano siano tutti conosciuti e tutti contenuti nei testi storici, nelle ricerche, eccetera. Quindi bravissimi, grazie a loro che ci hanno aperto gli occhi su una storia drammatica e in parte sconosciuta, e quindi adesso vi saluto, do la parola a Donatello Bellomo, che secondo la scaletta è il nostro, diciamo, maestro. Allora, io mi permetto una nota personale, visto che mi ha introdotto l'amico. Sono arrivato a questo libro perché mi sono fermato a far benzina al distributore Argenti del Montorio, ho visto il libro e ho visto un cognome, il nome Gabriele Alloro. Fatto vuole che il mio amico fraterno se ne sia andato 22 anni e dello scusino. Parente, da questa cosa non mi sono più ripreso, ma detto questo, ho chiamato Gabriele, l'ho ancora un cognato, essendo io vecchio, e di fatto di non avermi avvertito del fatto che il libro fosse uscito. L'ho comprato immediatamente e ho sentito con piacere la signorina commentare il fatto che fosse l'ultimo disponibile, perché ho saputo che di quasi 1000 copie ne sono rimaste 8, pertanto dal punto di vista editoriale è un successo. Ho chiamato Gabriele, appunto ci siamo accordati più o meno quest'estate sulla giornata di oggi. Cosa devo dire del libro? Il libro secondo me è arrivato in tempo utile, mancava poco che molte delle testimonianze andassero perdute. E non voglio citare né titoli di film né titoli di libri, che però adesso mi metto nella frase che sto per dirvi perché sarebbe inutile. Ma questo libro racconta le ore disperate del giorno più lungo di Montorio. E come dice un grande scrittore sudamericano, non si è in nessun luogo fino a quando non si è morto sottoterra. Questi morti sono tutti nel territorio, nel cimitero di Montorio lì vicino. Che cosa hanno fatto loro? Tre giovani che non hanno esperienza consolidata di scrittura. Hanno fatto quello che l'avvocato Valiente ha giustamente definito cosa eccezionale, hanno riportato alla coscienza quello che rischiava di essere dimenticato per sempre. E la morte di un uomo è una tragedia, la morte di molti uomini è una statistica talvolta, e gli episodi
feroci come questi ne sono accaduti moltissimi in Italia, e anche nel Veronese, anche in altri luoghi quasi contemporaneamente. Bene, loro che cosa hanno fatto? I forti della loro gioventù anagrafica lo hanno scritto come si scrive la sceneggiatura di un documentario. E dal punto di vista della fedeltà di cronaca assoluta, perché le interviste sono state incrociate dove qualche elemento poteva risultare dissonante come prospettiva, e dal punto di vista della fedeltà letteraria hanno veramente compiuto un'opera encomiabile. L'ho detto subito alla prima, perché l'ho letto in pochi giorni questa estate. Ora ci prendono queste pagine, ci portano in giro per Montorio durante queste ore certificanti, in cui, come diceva Guariente Guarienti, l'uomo dimostra di essere bello, come nel Riccardo III di Shakespeare, esattamente allo stesso modo. Il tutto innescato dalla malaugurata iniziativa di un signore che ha sparato un soldato tedesco. Pare che non si conosca neppure la fine di questo soldato tedesco, se sia morto o non sia morto. Comunque, il valore più forte è che quello che è accaduto in quel giorno, laddove si poteva tirare un sospiro di sollievo, questa follia, questo tritacarne era finito, no, ha avuto una coda di sangue. La copertina l'ha fatta qualcuno che certamente ne mastica molto di grafica, perché c'è un feretro, poi chiederò all'amico Berger che è qui con me, che è questo signore alto che si intravede nella foto, non ve lo dirà lui, e c'è questa linea rossa di sangue, e la scritta è scritta in corsivo, esattamente come si appunta su un diario, su un block notes, su un Moleskine, qualcosa che è accaduto e che non deve più accadere. Su una cosa non sono d'accordo, perché gli amici sono quelli che ti danno torto, e gli amici mi danno ragione, a me non interessa niente. L'ho detto a Gabriele, non sono d'accordo laddove in un paio di occasioni quasi si scusano di non essere storici di professione. Ma uno storico di professione non avrebbe mica fatto una cosa così emotiva, così emozionante, così partecipata, così poco asettica. Loro ci portano nelle case della gente che si rifugia in cantina perché arrivano i proiettili. Si sente l'odore delle pentole sul fuoco, l'umido delle cantine dove ci si nasconde, c'è il calore delle tevole lunate al sole. Questo rende il libro una parte di un romanzo, ma in questo caso, appunto, fedeltà cronica, fedeltà letteraria si scordano. Io vedo di fronte a me un politico noto della cultura che so che ha, come si può dire, posso definirla in parte ispiratore del libro di cui stiamo parlando. Se è così, perché? Che cosa la possa incoraggiare i tre autori a scrivere questo libro a più di 70 anni di distanza? Grazie a Bellomo per la domanda. Ma diciamo che io non ho ispirato i ragazzi, erano già ispirati da soli, nel senso che avevano questa gran voglia. A Montorio è stato un episodio, quello che ha ricordato, che è stato molto controverso e che tra l'altro nessuno ha mai messo per iscritto. Quindi c'è stato il rifiuto del paese di ricordare pubblicamente le cose che sono accadute. Gli unici che sono stati ricordati sono i 13 morti che sono effigiati nella lapide, i cui nomi sono effigiati nella lapide che ricorda il 26 aprile. Per il resto, sempre stato io, sposato un montoriese, mia suocera era andata sull'angolo della sua casa per vedere cosa stava succedendo in piazza, e i tedeschi le hanno tirato una mitragliata, e quindi è scappato. E mia suocera, ricordo che parlava di questo episodio che riguardava lei sottovoce, quindi per dire ancora dopo 25-30 anni aveva ancora questo timore, panico di probabilmente di risentire.
sentire ancora la misteriatrice che cantava. Quindi questo è diciamo, i ragazzi cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che diceva Tino Valenti prima, hanno fatto una cosa formidabile, cioè sono andati per le case per 4 anni, per 3 anni, hanno raccolto tutte le testimonianze possibili, le hanno elaborate e devo dire la verità, probabilmente sono capitati da me perché allora ero nel direttivo dell'Istituto per la Storia della Resistenza e loro che non erano storici pensavano che solo uno storico potesse scrivere un libro del genere. Poi invece incoraggiati, specialmente incoraggiati da soli, diciamo, si sono auto-incoraggiati, io per questo ho potuto cercato non tanto di fare un po', diciamo, tra virgolette, il massaggiatore, nemmeno l'allenatore, il massaggiatore, cioè quando erano un po', come si può dire, spossanti dalle fatiche, magari pensavano di non farcela, io provvedevo a massaggiarli un po', ecco, e allora loro ripartivano in una carriera e si è visto insomma il risultato, dove secondo me il libro è un libro straordinario proprio perché unisce il rigore storico al sentimento, come diceva Valenti, è un libro tra l'altro che non parla solo di Montorio, parla di Montorio e Ferrazze, lì ci sono stati in quella giornata il 26 aprile, poi tenete conto poi che quando si dice il 26 aprile il giorno dopo di quello che noi definiamo il giorno della liberazione, quindi ha un senso anche, come si può dire, anche ancora più tragico, perché tu pensi che il 25 aprile è finita la guerra, un paese come Montorio si pensa che sia immune da determinati problemi, invece si ritrova a dover fare i conti, Montorio e Ferrazze si ritrovano a fare i conti con un episodio di questo genere, con 50 morti che nel giro di 3 ore vengono ammazzati o sulla piazza o portati fuori dalle cantine. Ecco che è l'episodio secondo io, cioè naturalmente non è possibile fare la gradatoria dell'orrore, ma io ho forse anche per questioni sentimentali, familiari, ho sempre negli occhi e cerco di immaginare naturalmente ogni volta che provo un orrore quello che è capitato ai 21 soldati georgiani che si erano nascosti perché volevano, non volevano più fare la guerra, quindi si erano nascosti non per ammazzare qualcuno, erano disarmati, quindi sono stati trovati dai paracadutisti tedeschi, sono stati prelevati, sono stati messi sul ponte delle Ferrazze, sono stati uccisi. Di quelli non si sa nome e cognome, quindi sono perfetti sconosciuti da un certo punto di vista, ma che hanno avuto invece hanno avuto la loro vita, tra l'altro una vita molto particolare, perché tenete conto che loro erano soldati della Wehrmacht, arruolati nella Wehrmacht, quindi erano soldati tedeschi, equiparati quindi all'interno dell'armata tedesca, e quindi erano stati fucilati perché i tedeschi li consideravano i traditori. Se fossero vissuti, potevano anche essere restituiti all'Unione Sovietica che li avrebbe fucilati parimenti. Quindi per dire un destino terribile, un destino terribile. Ecco, io voglio concludere qua. Ecco, io spero, naturalmente, poi lo diranno loro, perché il lavoro non è finito col libro, diciamo così. Ecco, quello che vorremmo, siccome lavorando con le testimonianze o altro, si è anche visto che Montorio non è stato solo sede di militari, ma è stato sede anche di orrori, ecco, di fare in modo che questi, non questi orrori ritorni, non ci mancherebbe, ma che il Montorio diventi anche un luogo della memoria, ma credo che ne parleranno loro. Mi scuso per la lunghezza, vi ringrazio ancora. Grazie. Ora vorrei chiedere al collega Bertero, anche per il giro che ha lavorato per anni insieme in Arena, alcuni anni insieme in Montorio,
Che cosa ne pensa della prospettiva storica? Per fatto, ne parlavamo l'altra sera insieme a Lorenzo, che la battaglia di Waterloo è stata raccontata in modo straordinario da un romanziere da una prospettiva diversa. Delle stupide accuse di dilettantismo che vengono fatte dagli storici di professione, che si ritengono tali, ai dilettanti, appunto. Beh, la prospettiva con cui ha raccontato il 26 aprile 1945 questo libro, a proposito di dilettantismo, è la stessa che sceglie Standard nella Certosa di Parma per raccontare la battaglia di Waterloo, che è raccontata come la vide Fabrizio del Duomo, perché i fatti storici, poi qualcuno cerca di fare una sintesi, perché è obbligatorio per raccontare, tra virgolette, cosa è successo, ma quello che è successo, ciascuno lo vede con i suoi occhi, dalla finestra di casa sua, o nella cantina, o nella cucina di Montorio, e mettendo insieme tutti i racconti, poi chi vuol fare una sintesi, chi vuol fare una critica, ha il materiale su cui lavorare. E questo è il lavoro preziosissimo che è stato fatto per questo libro. Io ringrazio dell'invito, mi sono imbattuto in questo lavoro e nel meritorio altro lavoro che fa l'associazione e che si trova nel sito online Montorio Veronese, perché ho una ricerca biografica su Giovanni Uberti. Questo signore qui, che prima l'amico Matteo mi domandava se fosse questo ragazzo più elegante, più alto, che porta la bara di uno dei caduti, è Renzo Zorzi di Montorio. Renzo Zorzi, in quei giorni, dopo il 26 aprile, è il partigiano Abel e con una delegazione di altri suoi coetanei va a Verona, dove nelle macerie del suo magazzino dove vendeva sementi ai filippini, Giovanni Uberti sta raccogliendo quel che è rimasto della sua piccola attività commerciale, va per informare Giovanni Uberti, che era il più antico e famoso degli antifascisti veronesi, che CNL appena insediato si lo ha nominato prefetto. E tra questi ragazzi che arrivano, io mi immagino che il vecchio Giovanni Uberti, che aveva già più di 60 anni all'epoca, abbia riconosciuto solo lui quando sarà presentato come Renzo Zorzi, perché gli aveva detto tipo se il del Beppi. Beppi Zorzi di Montorio, che era stato nel 1919 uno dei fondatori del Partito Popolare Italiano, primi compagni di Giovanni Uberti. E questa famiglia, trovate tutte le vicissitudini nel sito che vi ho citato, Montorio Veronese, dopo aver dato questo antifascista che a Montorio, per esempio, fu tra i fondatori della reazione della Casa del Popolo, insomma, da quella socca viene Renzo Zorzi. Renzo Zorzi è un personaggio colossale nella cultura, nella storia della cultura italiana, perché dopo questa esperienza di ventenne di partigiano Verona, che lo vedrà anche direttore del quotidiano Verona Libera, che esce per un anno dopo il 25 aprile, andrà a lavorare con Olivetti a Torino, e prima ancora nella casa editrice da Silva, dove è il primo a pubblicare, e Gnaudi l'aveva rifiutato, se questo è un uomo di Primo Levi, anzi è Renzo Zorzi che cambia il titolo, perché Primo Levi aveva fatto un altro titolo e dice no, intitoliamolo così, per dire l'uomo. È lui che, lavorando all'edizione di comunità di Olivetti, fa scrivere sulla sua rivista Cassola e gli fa visitare il carcere di Volterra, e da quell'esperienza escono degli articoli che poi Renzo Zorzi impone a Cassola di rendere
che fanno un libro e nasce La ragazza di Bube. Questo per dire l'uomo. Poi finì la sua carriera come organizzatore culturale, fu direttore di Palazzo Grassi, di Palazzo De Amantola. E questo per dire come in quel 26 aprile da Montorio che paga col sangue è un paese in cui le radici dell'antifascismo e la testimonianza della lotta per la libertà aveva antichissime origini. Mi è piaciuto, e concludo perché saranno gli autori a raccontare il resto, mi è piaciuto far fotografare in un posto che sintetizza, perché ci sono in Francia, nelle scuole superiori, la cattedra è sempre di storia e geografia, non come da noi storia e filosofia, perché la geografia è una forma della storia. Ci sono dei posti che riescono a sintetizzare la storia. Uno di questi è via l'edificio Montorio, dove quando qualche anno fa Stefano Biguzzi fu fatto presidente dell'Istituto Storico per la Storia della Resistenza di Verona, voglio farlo fotografare perché in un posto si dice tutto. Questo posto, appunto, sulla spalliera del ponte vede la lapide che ricorda uno dei caduti del 26 aprile, Arturo Savaini. E poi nel libro trovate la storia di quella morte per piombo dei tedeschi. Sul muro di fronte, con le casette basse intonacate di Malta, che ci sono gli all'inizio di Villa Edificio, c'è quella scritta votata dove Schini, che è una reliquia delle ultime elezioni democratiche prima del fascismo, nel 1924. Todeschini fu rieletto per la sesta legislatura perché era il decano del socialismo veronese. Quando lavoravamo insieme nelle rievocazioni, trovavo ancora una signora anziana novantenne che si ricordava i comizi di Mario Todeschini fatti in piedi sul tavolo d'osteria. E gli cantavano una canzoncina che diceva: viva Mario Todeschini, nostro difensore, e nacque sulla paga e nacque la leone. E in quelle elezioni fu eletto Todeschini, e nella circoscrizione veneta, per il Partito Socialista, Giacomo Matteotti, che lavorava in Commissione Finanze, uno dei motivi per cui poi il fascismo lo fece assassinare, insieme con Giovanni Umberti, che firmò con lui, con Giacomo Matteotti, l'ultimo atto parlamentare che era appunto alla Commissione Finanze. E di posti così a Montorio ce ne sono 100, ma ve lo raccontano loro. Io nel mio libro non vi racconto niente perché il gentilissimo Tino Guarietti il mese prossimo mi ospita qui, e allora se vi interessa il 4 dicembre mi pare, comunque daremo notizie. Grazie. E allora avrei voluto dire che il profondo bellissimo libro di due te anni l'ho letto in anteprima perché non ho letto le bozze, ma visto che Di Maio è il mio stesso, ti non dico niente. Va bene, così è un libro encomiabile, frutto di una ricerca ferrea. L'ho ammirato, non lo sanno. Si pensava che complimenti a Marco. Adesso, alla mia sinistra, sono i tre autori. Non so, la scaletta non prevede una scansione ferrea. Io passerei la parola a voi. Scegliete voi come parlare del... Ecco, la Gabriele. Ecco, una domanda però mi viene. Qui abbiamo una roba del dipendente pubblico, poi abbiamo un bancario, poi abbiamo un imprenditore. Sempre non cito il film, però un uomo può cambiare faccia, città, famiglia, lavoro, regione, anche io può cambiare, ma non può cambiare la passione. Vorrei una curiosità personale, ma penso che la condividiate. Sono
tre coevi ed erano altamente giovani, visto la mia persona. Volevo chiedere, ma come vi siete trovati? Voi parlate della vostra ricerca. Qual è stato il movente, oppure l'elemento scatenante, la farfalla provata di un fiore in Colombia che ha determinato una decisione qui? Grazie a te per la lezione. Diciamo, abitiamo tutti, siamo nati, abitiamo tutti in una realtà sia piccola che grande, che è quella di Montorio. E Montorio, dove si trova innanzitutto, sappiamo che attualmente è una frazione del comune di Verona e si trova nella parte nord-est della città, relativamente vicino alla città, tanto è vero che se tracciassimo una linea immaginaria dal cuore della città, che era la piazza Erba, fino a piazza Luca di Montorio, viene fuori un segmento di 5 km e mezzo, quindi siamo abbastanza vicini. C'è da dire che Montorio ha avuto una sua realtà, nella sua storia, almeno millenaria, ha avuto una realtà amministrativa, è stato comune autonomo fino al 1927, quando un provvedimento podestarile lo inglobò assieme ad altri centri minori limitrofi in quello che poi divenne il grande comune di Verona. E Montorio, nella fattispecie, si trova anche all'imbocco della Vasco Aranto, su una delle direttrici di fuga, peraltro, dell'esercito tedesco alla fine del 1945. E quindi i tedeschi lo visitarono a Montorio, ma non è che ci passarono e basta. A Montorio ci arrivarono fin dall'indomani dell'8 settembre del 43, quando circondarono inizialmente la caserma Duca, facendo prigionieri centinaia, forse migliaia di soldati da Reggio Esercito. E poi arrivarono in paese, presero le ville dei maggiorenti e installarono i loro comandi, ma soprattutto si portarono dietro un grosso contingente dell'organizzazione TOT, che forse qualcuno di voi avrà già sentito nominare, anzi senz'altro, altro non era che il genio militare della Wehrmacht. La Wehrmacht non aveva un proprio genio militare, si affidava a questa organizzazione TOT come braccio operaio, diciamo, per far costruire i ponti, le strade, per riassestare le ferrovie dopo i bombardamenti, eccetera. E a Montorio non arrivò a caso, a TOT. Arrivò per ordine di Berlino perché c'era una volontà di costituire una linea difensiva sulla prima linea preandina. E quindi anche Verona fu coinvolta. L'organizzazione TOT fece costruire sulle alture sopra Montorio un sacco di trinceramenti e camminamenti, impiegando per lo più manovalanza locale stipendiata. E successe tutto in 18 mesi, diciamo, di permanenza dei tedeschi, alla fine di aprile del 1945. E cosa successe a Montorio il 26 aprile 1945? È un po' stupido sintetizzarlo in quattro parole, ma il tempo tiranno e quindi dovrò cercare di sforzarmi. Uno degli ultimi tedeschi della retroguardia in fuga, era circa mezzogiorno di quel giorno, arrivò in località Ponte dell'Olmo, quindi verso il centro del paese, con la sua bicicletta, quando fu invitato da un montoriese a girare verso la piazza Bucari anziché andare verso nord con i suoi compagni. Quella era una trappola, perché da Borgo Venezia stava raggiungendo dei partigiani armati che avevano ingaggiato un po' un gioco pericoloso di caccia al tedesco che fugge. Questo soldato si trova davanti ai partigiani e che gli intimano l'aiuto. Lui alza le mani, ferma la sua bicicletta, lascia andare a terra il suo Mauser e la persona che l'ha invitato a svoltare, che era un montoriese, uno di noi, non trova altro di meglio che estrarre una pistola e scaricarla addosso il caricatore nella schiena. I colpi furono uditi da una compagnia di tedeschi che stava più da passo e diventerà, chiamiamola la lugubre, salgono Ponte dell'Olmo, si trovano davanti i partigiani e con militone caduto ingaggiano un ferocissimo scontro a fuoco durato parecchio tempo, nel quale vi saranno morti e feriti,
E una volta che le armi cessano di sparare, avendo i tedeschi avuto la meglio, questi si rivolgono al loro commilitone, tengono di scambiare due parole perché il ragazzino è moribondo, capire cosa è successo, e a quel punto si scatena una ferocissima rappresaglia, una rappresaglia che vede i tedeschi sparare all'impazzata in paese, a cittadini inermi, a chi sta tornando a casa dal lavoro o a chi finisce il turno di lavoro alla conciliazione Sape, piuttosto che a qualcuno che si abbassa alla finestra per vedere cosa succede, e tutti vengono colpiti dal piombo tedesco. Parallelamente, sempre altri soldati di quella compagnia innescano una sorta di rastrellamento, facendo prigionieri alcuni civili che poi uccideranno a monte di dove oggi c'è il monumento ai caduti civili delle Esequie. E da dove siamo partiti? Per rispondere alla domanda di Antonio, da dove siamo partiti da questa ricerca? Siamo un po' partiti da quel monumento che sta poco più a valle del gesso dove sono stati fucilati i montoresi, i civili. Devi sapere che fin da bambini venivamo spronati ad andare alla manifestazione del 25 aprile dai nostri nonni, ma soprattutto dai maestri a scuola. Ecco, non ci ricordavano che c'era la manifestazione, c'era la banda che veniva in paese e c'era la sfilata che andavano a uno, ma a due monumenti, perché a Montore abbiamo due monumenti, quello dei caduti civili del 26 aprile e quello tradizionale dei soldati delle due guerre. Okay. Era una manifestazione molto partecipata, c'era mezzo paese che sfilava e poi il giorno dopo magari a scuola venivamo in classe, ci chiedevano di fare riassunto il tema della giornata e ha sempre fatto un po' parte della nostra cultura questo. Però stranamente quando chiedevamo informazioni su cosa fosse successo per il 26 aprile i nostri nonni erano sempre molto reticenti a raccontarci, perché fu una giornata talmente terribile con diversi morti, tutti conosciuti in paese, che la gente ha voluto fin da subito girare pagina a una nuova vita. Per cui non riuscivamo a trovare delle informazioni concrete su questa strage. In tempi più recenti maturiamo, diventiamo un po' più vecchi e decidiamo di mettere nero su bianco quello che è avvenuto in questa giornata, perché ci accorgiamo purtroppo che nessuno in paese aveva scritto qualche memoria. A differenza di Ferrazze, dove esistono un paio di dati scritti di persone che hanno voluto lasciare la loro testimonianza ai posteri, a Montorio tutto tace. Paradossalmente, le uniche righe che troviamo che descrivono sommariamente lo scontro le vediamo su Verona Libera, su una copia di Verona Libera che ho trovato all'inizio dei 2000 qua in biblioteca civica. Nel numero 2 del 3 maggio 1945, a pagina 2, in un trafiletto intitolato Scontri di periferia, sono narrati in 7 autorie gli scontri avvenuti a Montorio. Ecco, il cronista ha avuto un po' di fantasia nella descrizione, perché poi dalle testimonianze sono state smentite parecchie robe, però di fatto l'unica testimonianza scritta che ci parla degli scontri a Montorio. Perché poi sapete, siamo andati a controllare varie fonti, siamo entrati in vari archivi, abbiamo solamente trovato una nota nel registro di morti della parrocchia dove nell'elenco di morti del 26 aprile c'è scritto uccisi dai tedeschi in ritirata parte della sparatoria avvenuta in paese tra partigiani tedeschi e parte trucidati come ostaggi. Per cui questo è quello che ci restituisce la parrocchia. L'archivio di Stato non ci ha dato una mano più concreta, perché purtroppo nella busta del CLN di Montorio abbiamo trovato solamente pochi documenti contabili di scarsa importanza, però ci ha anche restituito gli stati civili delle vittime, dai quali abbiamo potuto sapere qualche notizia in più, ma soprattutto il luogo esatto della morte, che ci ha aiutato a stendere il nostro lavoro con una scansione, una cronologia temporale abbastanza precisa. Ecco, stante l'assenza di fonti scritte, cosa abbiamo fatto? È un po' come trovarsi in un luogo che non si conosce con la macchina, hai dimenticato a casa l'atlante stradale, il navigatore non funziona, cosa fai? Abbassi il finestrino e chiedi alla gente che passa.
E noi abbiamo fatto questo. E abbiamo cominciato una timida serie di testimonianze, le abbiamo raccolte e abbiamo visto che la cosa ha funzionato ed era il nostro miglior metodo per raccogliere informazioni. Tant'è vero che noi dalle interviste portavamo via diverse cosette, a parte la testimonianza sull'accaduto, avevamo sempre un riscontro su nuovi nominativi da sentire, perché magari andavi in casa di una persona che ti diceva: ma provate a sentire anche quel signore che abita in quella zona, è stato testimone dello scontro, ho visto con i suoi occhi, eccetera. Per cui si è innescato un gioco di passaparole che alla fine ci ha permesso di raccogliere un'ottantina di interviste, grazie alle quali abbiamo dato un'organicità al nostro lavoro, ma soprattutto una sequenza temporale degli eventi. Il buon Cristian Albrisi è riuscito, come vedete nella grafica di questa diapositiva, nella foto di sinistra, è riuscito a mappare la zona di Ponte dell'Olmo dove è avvenuto lo scontro tra partigiani tedeschi e il ferimento del soldato, e mappando proprio tutte le case esistenti all'epoca e riuscendo a identificare le famiglie che le abitavano. È stato facile poi successivamente andare a trovare i discendenti di queste famiglie e a chiedere se qualcuno fosse ancora in vita in grado di raccontarci quello che era successo quel giorno. I testimoni poi hanno parlato un po' del periodo anche della guerra civile, ci hanno indicato dei segni dello scontro. Nella foto di destra addirittura, siamo andati a fotografarla, è presente ancora l'impronta di un colpo tedesco nella barra quadrangolare del torrente Squaranto che c'è in centro paese, che è una delle due testimonianze dello scontro. Intervistandoli, facendomi a Beppe Anti, che citava prima Arturo Sabaini, siamo riusciti a individuare la figlia di Arturo Sabaini, che vive in Borgo Venezia, e quella ci ha dato dei documenti importantissimi firmati dal CLN, e nei quali siamo riusciti a trovare la prova di quella colonna di tedeschi che è diventata la protagonista del nostro libro. Avevamo qualche sospetto che fossero i fasci Amiega, e qua abbiamo trovato la prova regina, perché probabilmente la vedova di Arturo Sabaini, per ottenere un vitalizio, probabilmente ha scritto al CLN facendosi lasciare una dichiarazione, e questo gli ha scritto che è morto durante un combattimento durato diverse ore con reparti paracadutisti tedeschi. Volevo chiedere a Roberto perché i soldati tedeschi, se non ho capito male, stavano puntando a sud e non a nord, vero? Tedesco in fuga, sarebbe più logico pensare che dirigesse verso Trento, invece questi no, perché? Questa è stata una domanda che ci siamo portati avanti per parecchi mesi e anni, ma non solo noi, tutti i motoresi dicevano: ma come mai questi tedeschi, anziché questo è un po' dove si trova Montorio. Tutti i tedeschi arrivavano da sud a Montorio attraverso questa linea verde e cercavano di raggiungere Trento per poi continuare la fuga verso nord. Il gruppo di partigiani tedeschi invece ha seguito una strada completamente diversa, come si vede nella parte destra, cioè da Montorio si sono diretti a Ferrazzi e San Martino, e non riuscivamo a capire per quale motivo questi paracadutisti andavano verso sud. Corpi speciali erano nel contesto della temibilità di un soldato tedesco il più preparato, più temibile. Sì, tant'è che loro chiudevano la ritirata, era il gruppo che chiudeva la ritirata. Questi alla fine abbiamo scoperto che andavano verso sud perché il loro obiettivo era Schio, perché avevano ordine di ricombattarsi a Schio, di tenere aperta quella via che da Schio porta su verso Trento. E quindi quel giorno lì loro sono passati da Montorio verso Ferrazzi e da Ferrazzi verso San Martino. Un'altra domanda, poi passiamo alle caratteristiche. Capita che scrive romanzi, non tutto qualcuno, ma non c'entra, di entrare poi nella vita degli altri. Entrare nella vita degli altri richiede sempre un passo lieve, perché si corre il rischio di scrivere categorie prima che queste si formino. Ecco, 82 interviste, credetemi,
sono è qualcosa di colossale, perché farne 5 è una cosa, farne 10 è già, non è doppio, di volte, farne 80 è qualcosa di enorme, perché? Perché prima di scrivere bisogna memorizzare le 80 testimonianze che sono state raccolte e ricostruire con la memoria le posture, i toni di voce, gli sguardi, i silenzi, perché è dai silenzi e dalle posture che molte volte emerge una parte della verità. E ora chiedo a Roberto, ma quanto ti ha ossessionato questa cosa? Ti ha ossessionato? Perché il problema era che la verità doveva emergere dopo 70 più anni, non di oblio, di silenzio, per consegnarlo, poi uso un termine pieno, l'eternità, perché di questo episodio terribile, poi ci sarà un'altra pagina di orrore che mi chiederò a Cristo, no? Questa cosa è stata consegnata alla storia del futuro, per sempre, tutti, anche fra mille anni, sapranno cosa è successo. Quanto vi ha impegnato mentalmente ed emotivamente tenere insieme queste 82 voci, a volte magari dissonanti? Beh, noi quando siamo partiti con questo progetto pensavamo di fare un progetto molto veloce, sei mesi, raccontare quello che i fatti di Montorio e poi arrivare a una conclusione con magari con un fascicoletto che ricordasse appunto gli eventi. In realtà poi trovando poche fonti scritte ci siamo basati sulle fonti orali. È stata un'esperienza particolare quella delle fonti orali, perché finché vai da persone note come i nonni, gli zii, insomma, farsi raccontare della guerra, penso che tanti di noi lo abbiano fatto, insomma, però quando vai da persone che conosci poco devi prima entrare in empatia con queste persone e poi trovare il modo che loro ti raccontino quello che hanno vissuto, ma non la bellezza della loro gioventù, ma i fatti più tragici. Quindi non sempre è stato facile andare dalle persone e convincerle a raccontare. Molte volte siamo andati per niente, o siamo andati una prima volta, poi una seconda volta. È successo in un caso che io ho ricevuto no, che poi ha provato Gabriele, ha ricevuto no, e finalmente Cristian, alla terza volta, è riuscito a entrare in empatia con questa persona e farsi raccontare. Tra l'altro questo è stato uno dei testimoni chiave del libro, perché era proprio presente proprio al centro del paese e come tanti ragazzini incoscienti si affacciavano e cercavano di capire cosa sta succedendo, mentre gli adulti cercavano di starsene nascosti nelle cantine perché molti avevano vissuto la prima guerra mondiale, quindi sapevano bene cosa voleva dire guerra e combattimento, i ragazzini erano quelli che rispondevano agli altri per capire cosa stava succedendo. E come diceva prima Bellomo, nel libro si sente un po' l'emotività che noi abbiamo proprio raccolto nelle parole delle persone che abbiamo intervistato, perché alcuni ci hanno detto che se a quel tempo fosse esistito un servizio di consulenza e di supporto sicuramente ne avrebbero usufruito, perché sono stati momenti molto difficili che loro si sono sognati per anni, perché vedere morire delle persone, insomma, non è una cosa che ti dimentichi dopo un po'. Quindi è stato proprio un percorso molto lungo che alla fine ci ha portato via 4 anni, e, proprio perché è basato su testimonianze. Come diceva Gabriele, da una testimonianza raccogli una seconda testimonianza o più testimonianze, attraverso le testimonianze riesci ad avere accesso agli archivi privati che sono stati fondamentali per completare il libro, con documenti e fotografie, perché tutto l'apparato fotografico e iconografico che abbiamo nel libro in buona parte è stato raccolto attraverso le interviste. Questa pagina di tragedia ne succede un'altra di orrore. Chiedo a Cristian di parlarne, è conseguenza di uno degli atti più infami del fascismo, delle leggi razziali. Ci si può a volte illudere che molte cose siano successe lontano da casa nostra, non siamo aperti gli occhi. E invece loro hanno individuato qualche cosa di terribile. Chiedo a Cristian di parlarne e mi
anticipo che probabilmente questo argomento diventerà oggetto soggetto di un'altra pubblicazione, mi auguro non breve, da parte di lui. Sì, collegandomi alle testimonianze, grazie a una delle ultime testimonianze raccolte alla fine del libro, ci ha permesso di individuare nella zona tra Montolio e San Michele di un fabbricato ormai bloccato, che tante volte ci siamo passati davanti dal lavoro, eccetera, perché per chi non conosce il territorio è situato lungo la tangenziale est, quella che porta da San Michele a Poiano, di Valpantena, e si trova dopo l'uscita Mattarana sulla destra, proprio a ridosso della recinzione. Questo fabbricato 43-44 è stato un luogo di detenzione per prigionieri politici e luogo di detenzione degli ebrei. Ascoltando le testimonianze di persone che abitavano nella corte immediatamente dietro a questo fabbricato, 200 metri, l'unica corte che si trovava lì, corte colombare, siamo andati a sentire queste persone che appunto abitavano in gioventù e siamo andati a cercarli anche per Verona e ci siamo fatti raccontare un po' cosa succedeva in questo fabbricato. E ho raccolto testimonianze abbastanza agghiaccianti di quello che succedeva lì dentro, perché all'inizio del 43 è stata inventata una prigione gestita dalla milizia repubblicana e dunque si eseguivano parecchie sevizie, sono morte, sono decedute anche delle persone per tortura lì dentro. E successivamente, verso la fine del 43, dopo il novembre del 43, quando furono istituiti in Italia, nel nord Italia, dall'RSI, i campi provinciali, campi di concentramento provinciali, cioè in ogni provincia del nord Italia, non nome, ma in tante province del nord Italia, fu istituito appunto questo campo provinciale. Questo è uno di questi, quello di Montolio è uno di questi, è proprio alle porte della città, e nel quale venivano raccolti e smistati gli ebrei provenienti da un po' tutta Italia e anche fuori. E venivano ammassati in questi grandi locali all'interno del fabbricato, periodicamente venivano prelevati dalla polizia politica dell'SD tedesca, mentre erano controllati giornalmente dalla milizia repubblicana che li aveva il carico. E abbiamo anche un documento che attesta la presenza del campo, e questo è un documento che esce direttamente dalla prefettura qualche giorno dopo la fine della guerra, che è datato giugno 45, nel quale parla delle spese sostenute per il mantenimento del campo di concentramento di Montorio, per cui insomma sembra che non ci sia dubbio. E in sostanza, in questo campo, noi in questo fabbricato abbiamo traccia di un gruppo di ebrei romani, una sessantina, che sono passati, abbiamo delle lettere, siamo riusciti a trovare delle lettere, abbiamo fatto dei sopralluoghi, delle foto, insomma, abbiamo incrociato documenti, eccetera, ma soprattutto queste lettere che
anche questi attestano che parecchi ebrei romani sono passati da lì, dunque si sente parlare di Montorio, si sente parlare di Ponte Cittadella, perché in primis erano stati detenuti qui dietro Palazzo Barbieri, nelle mura della città dove ci fu anche la sede dell'Arena per un periodo della redazione, e poi durante i bombardamenti del 44 furono spostati in periferia, dunque a Montorio. Ecco, abbiamo questa traccia, abbiamo anche una bellissima videointervista di Leone Fiorentino, che è stato sempre un ebreo romano che è passato da lì e rilascia una bella intervista. E poi, per poi parlare del Matilde Legotti, questa signora che è stata al centro durante anche per l'assalto degli Scalzi, che è stata imprigionata e è stata portata in un luogo di detenzione che sembra essere proprio questo, ha sempre parlato della casa degli ebrei, e, ecco, per cui insomma tutto porta a questo campo di concentramento. E c'è un progetto in corso, insomma ci stiamo ancora lavorando, perché appunto è stata una cosa che è uscita adesso alla fine del libro, non abbiamo fatto in tempo a mettere più di una scheda all'interno del libro, e lo stiamo portando avanti con l'aiuto di varie associazioni, anche della comunità ebraica, e adesso se facciamo vedere com'è il rude del fabbricato, ho fatto un po' di foto, ecco, questa è una proprietà demaniale, e ci stiamo districando un po' anche con gli uffici dell'agenzia, e cercando di capire come vogliamo riuscire almeno per il giorno della memoria di porre una targa, un qualcosa da ripulita, se riusciamo in futuro al pieno di vegetazione, insomma vogliamo renderlo un luogo della memoria, possibilmente. È chiaro che non parliamo di Auschwitz, ma insomma vogliamo comunque che renderlo visitabile e raccontare la sua storia. Allora, io sono nato nel 1939, quindi la guerra mi ha sfiorato da bambino. Sono stato in quel periodo, mio padre era in guerra, e io sono stato con i miei fratelli, mia madre, ospite dei nonni materni a Cancello, quindi Cancello è un paese che molti conoscono, a 527 metri di altezza, e piccolissimo paese, quando io ero bambino gli abitanti saranno stati non più di 250-300, adesso penso che siano 150. Nel libro ho trovato il nome di mio nonno materno, pagina 309, Giovanni Battista Cattolari, che il CLN di Mizzone ha arrestato nel giugno del 45. Mio nonno era fascista, come direi tutti i cattolari, e non credo che avesse commesso dei reati, nel senso che il mio ricordo lontano è che è stato in carcere, ma pochissimo tempo poi è stato scarcerato, non è mai stato fatto un processo. Però allora insomma ovviamente c'erano delle reazioni nei confronti di chi si qualificava fascista, leggeva il giornale fascisti, era abbonato al giornale della settimana dei fascisti, mentre per parte di padre i guaiti erano antifascisti. Mio nonno era maggiore dell'esercito ed era nel 1922, comandava un reparto che doveva difendere dagli assalti fascisti la comune, la provincia, soprattutto la provincia, il palazzo della provincia. E a un certo punto i fascisti sono arrivati, perché loro si muovevano in tutta Italia contemporaneamente a Mussolini,
sono arrivati con un camion, volevano entrare e occupare la prefettura. Lui ha dato ordine di si fermasse, non si sono fermati, a un certo punto ha dato ordine di sparare. E è morto, questa sparatoria, Apollonio, il primo martire fascista romese, ma forse quasi italiano. Quindi mio nonno, con tutta la famiglia, partito dai carabinieri, che stavano arrivando per i suoi fascisti per farlo fuori, è partito e è andato a Torino, c'erano dei parenti da parte della nonna, e mio padre e i suoi fratelli che hanno vissuto, hanno studiato a Torino ed è tornato molti, molti anni dopo, quando c'erano un po' calmate le acque. Il ricordo più vivo che io ho della guerra è lo scoppio del Forte Castelletto. Il Forte Castelletto era un forte, uno dei tanti forti sulla dorsale, mi pare che c'era uno San Felice Extra, anche più giù, e l'8 settembre 1943 il comandante, i soldati che curavano questo forte erano lì di guardia, sono scappati e hanno lasciato il forte abbandonato. Cosa è successo? Purtroppo che un numero consistente di abitanti di Cancello, di Moruri, di Magrano, di Rovere, di San Rocco, si sono precipitati per svuotare i sacchi di polvere da sparo per farne poi eventualmente cuscini, per farne lenzuola, eccetera, eccetera. Qualcuno deve aver acceso una sigaretta. La sigaretta accesa ha portato allo scoppio del forte. Sono morte 37 persone riconosciute. In buona parte pochi di Cancello, qualcuno di Cancello, ma anche dei paesi vicini che erano saliti. E io ricordo l'episodio perché noi eravamo a tavola. Ricordo che sicuramente è stato il 13, questo lo si ricostruisce poi nella storia, il 13 settembre 1943. Io avevo 4 anni e 3 giorni. Eravamo a tavola a pieno terra con i nonni. Io avevo altri due fratelli che erano nati subito dopo di me, la nonna, mia madre, e ricordo che lo scoppio, noi eravamo a tavola, ha portato le finestre che davano sulla corte, sono partite due finestre e sono finite con tutta l'intelaiatura contro la parete opposta. Io mi sono meravigliato che non fosse successo niente. Sono andato anche recentemente a rivedere il luogo e in effetti, stando a tavola, le finestre erano un po' più alte, è possibile che siano passate sulla nostra testa senza sfiorarci. Sassi giganteschi nella corte, un enorme sasso ha sfondato il tetto, per fortuna è caduto sulle scale e noi eravamo un po' spostati come sala da pranzo, non ci ha colpito. Sassi enormi, ho saputo poi recentemente da una signora che abitava alla Rocchetta Alta, che era lì sotto a distanza di qualche centinaia di metri, che sono arrivati sassi fini, un grande spostamento d'aria, sassi dappertutto, ma pietroni giganteschi. Io ricordo di essere uscito sulla corte quando era finito un po', lo scoppio era terminato, di aver visto tutti questi sassi. Il secondo ricordo che ho, però non riesco a collocarlo esattamente, ma era in quel periodo lì, è la caduta di un aereo, che non so se fosse un aereo tedesco, fossero già un aereo alleato, chi lo sa in quel periodo lì, che è caduto nel prato davanti alla nostra casa, a distanza di 200-300 metri. E lo ricordo benissimo perché noi tutti, bambini compresi quelli che sapevano camminare, siamo saliti all'ultimo piano della casa e in mezzo al prato c'erano tre giganteschi di querce, adesso non ci sono più, sono tagliate, e allora la luce enorme dell'aereo che era caduto nel prato passava attraverso le querce e io ricordo questa straordinaria sensazione. Poi ricordo che mio nonno aveva fatto scavare delle trincee nel prato dietro. Ricordo che noi, quando c'erano i segnali delle sirene, si andava o in una cantina, in una casa vicina, o si andava a nascondersi, non so con quale possibilità di cavarsela, in queste trincee. Questi sono ricordi che io adesso ho trasferito ho scritto che Roberto la conosce, la storia della mia infanzia, e parto proprio da Forte Castelletto. Ogni anno viene celebrata una ricorrenza sul forte
che veramente è stata una cosa terribile, da un lato il comportamento del comandante. È stato battuto, sì, una borsa per la via di cancello. Ah, beh, sì, ma questo non c'entrano con la guerra, sì. Poi lui, una volta, quando gli abbiamo domandato questo davvero scritto, e poi si parlava di vari bassi bambini dell'epoca, ragazzini, mi ricordo, mi ha ricordato che io ero stato battuto dal suo cognato in una gara che avevamo fatto con questa, ha detto, dopo la guerra non c'entrano. Io non ho altri, ricordi, però il Forte Castelletto è stato un ricordo vivissimo, proprio io come l'avessi presente adesso proprio, e l'aereo che aveva girato intorno, cioè il pilota è nato forse senza benzina, non è morto, i giorni successivi gli abitanti di Cancello andavano a recuperare l'acciaio, il ferro, cioè tutte le cose che potevano servire. Questo è il mio ricordo. Grazie. Adesso iniziamo un po' fuori programma, ma veramente fuori programma, un po' di scaletta. C'è una persona seduta in prima fila per la quale il 26 aprile del 1945 significa qualcosa di molto importante. Mauro, benvenuto. Il dottor Mauro Altichieri. E lo stesso giorno, 26 aprile 1945, anche a Oppiano, che era il mio paese natale, è successo un giorno analogo di Montorio. Anche qui, paese non mi ha. E in questa occasione sono morto mio padre e mio zio, il fratello più giovane di mio padre. E di questo non mi ha mai parlato a lungo, perché, come si diceva oggi, la gente tende a o comunque non ha voglia di ricordare. L'unica cosa che si sa, che probabilmente si sa, è che la vedetta che doveva portare a Oppiano, il comando che il 25 era finita la guerra, ha preso paura perché sono presi in giro e si è nascosta ed è arrivata fuori, comparsa penso il 27 il giorno dopo. E si sa chi è questa persona, dopo le cose sono finite. E comunque si è ripetuto, si è dovuto tarifare quello che è successo a Montorio, perché anche qui hanno cominciato a sparare i tedeschi che scappavano e i tedeschi hanno risposto. Mio padre è morto a fianco alla caserma dei carabinieri europei, lui non era un partigiano. Era un avvocato che durante gli ultimi giorni però si era stato antifascista e aveva preso le armi per fare le giustizie probabilmente. Mio zio, quello più giovane, lo zio Plinio, è morto in una zona periferica di Oppiano e colpito da una razza che è il corpo malato che stava scappando. Così. Quanti morti? 13 di alcuni fucilati, altri morti che sono stati. Questo per dire che il 26 aprile anche in luoghi sufficientemente vicini come Montorio, il paese di cui diceva il dottor Altichieri, ce ne sono stati molti, siamo stati un po' tutti protagonisti nel dolore per questi morti, per questo 26 aprile. Chiuderei l'incontro chiedendo a tutti voi se avete domande da porre agli autori. Solitamente scende in silenzio, che è anche imbarazzante, perché mi auguro che sia stato detto tutto quello che vi può interessare. Comunque, nell'eventualità, i tre autori sono qui. E, pertanto io vigliaccamente do il microfono a uno di loro, nel senso che se vuole rispondere, risponde. Ah, io ho cercato il senso della frase, non so se lo capire.
credo che non ci sia più il gesso, hanno costruito delle case e in fondo al paese di Montorio, la Top, prima si parlava della Top, aveva costruito un, ecco qua, quello che si vede qua, un vero e proprio campo con delle baracche, o meno delle casette in legno, nella zona dove adesso c'è il monumento che ricorda le vittime civili. In fondo a questo, a questo campo c'erano dei gelsi e una stradina che saliva verso il monte. Ecco, lì in mezzo, oltre questo campo, è il luogo dell'esecuzione, però le persone più anziane se lo ricordano ancora, qualcuno ci ha portati a vedere questo posto, però il gesso non c'è più, c'è un vigneto, c'è un'ultima casa, oltre la casa c'è una specie di giardino e tutti danno quel luogo come punto nel quale sono state uccise queste persone pubblicitarie. E in fondo a quella strada c'è un piccolo corso d'acqua che taglia la linea di valle. Adesso è stato completamente stravolto perché quelle baracche della Todd sono resistite fino a metà degli anni 50 e vennero abitate da sfollati, erano arrivati dei meridionali, c'era gente di tutte un po' le estrazioni che non avendo un tetto dove abitare, occuparono queste baracche. Tra l'altro nel tempo erano baracche di legno per cui sono diventate marce, malsane, eccetera, eccetera. L'amministrazione comunale costruire proprio al posto di quelle baracche delle moderne case popolari, che sono quelle che si vedono tuttora, che sono state inaugurate il 6 novembre del 56 dal sindaco Giorgio Zanon, per cui l'ultima baracca ha resistito fino al 1956. E a valle, sull'incrocio tra via Anifisio e via Segheria, oltre al monumento in ferro che è stato inaugurato il 25 aprile del 72, c'è ancora nel muro un cippo in pietra originario con i nomi delle 13 vittime. Mio marito era del 38, quindi è cresciuto a Peschiera del Garda in tempo di guerra. Da bambino ricorda che quando assisteva alla messa il parroco invitava i fedeli a non sparare, cioè lasciare andare i soldati, i giovani soldati tedeschi che stavano scappando verso il nord, cioè precisando che non erano dell'esercito regolare, quindi di lasciarli andare. Il parroco non è stato ascoltato. In effetti ci sono state delle rappresaglie a Peschiera. Io mi chiedo questo: se quel ragazzo montoriese avesse pensato bene alle conseguenze delle sue azioni, perché sono cose che purtroppo succedevano, si poteva risparmiare una tragedia? È una domanda. Non so se è una domanda retorica o se avrà risposta. No, no, rispondiamo, è una bellissima domanda e che vuole un po' compendiare questo libro. Noi in questo libro non abbiamo scritto una conclusione, volutamente non abbiamo messa una morale di conclusione, perché deve farsi, secondo quello che pensiamo noi tre, il lettore che legge il volume. Però Susan, ti posso dire che moltissime delle 80 persone che abbiamo intervistato hanno chiuso con questa frase: se quella non l'avesse sparato non sarebbe successo niente.
Noi non l'abbiamo scritto, però ce lo siamo sentiti dire talmente tante volte che è forse giusto non rispondere a questa domanda. Ecco, tutti gli anziani del paese in coro, dato che io e te cantiamo in coro, hanno detto così. Non per fare una difesa d'ufficio dei partigiani, ma dopo, nell'immediato dopoguerra, furono proprio questo tipo di accuse, non che la signora abbia fatto un'accusa, ma invece allora furono proprio accusati i partigiani per questi episodi degli estremi eccidi nazisti che in Italia nei giorni 25-26 aprile fino ai primi di maggio portarono a migliaia di morti. E bisogna dire che non erano partigiani organizzati ad essere normalmente responsabili di questi attacchi ai tedeschi in fuga. Anche a Montorio, addirittura il responsabile di quelle pistolettate alla schiena al tedesco era un fascista del paese che poi per decenni nessuno ha osato imputare perché continuavano a temere quella famiglia, e spesso c'erano appunto quelli che si erano proclamati partigiani dell'ultima ora e che magari nel ventennio erano stati dall'altra parte, che cercavano di acquistare una benevolenza patriottica senza sapere che l'esercito tedesco e quelli che dalla resistenza l'avevano fatto sul serio per 2 anni in montagna lo sapevano bene, era una macchina di guerra terribilissima, e finché avevano un'arma a disposizione la usavano come sapevano far loro. La più clamorosa delle accuse fu a Verona ai partigiani di non aver saputo evitare la distruzione dei ponti. Fu fatto addirittura un processo poi che CNN volle per difendersi da questa accusa. È notorio che bastò un reparto di pochi di questi paracadutisti che abbiamo visto purtroppo Montorio quanto fossero efficienti per minare e distruggere tutti i ponti della città. E nell'immediato dopoguerra il partigiani fu imputato di non aver saputo evitare. Ora, quello che è accaduto a Montorio ci può forse far capire cosa poteva accadere a Verona se avessero provato a fermare i tedeschi. Notiamo poi che c'era stato un atto di negoziato perché il vescovado, il comando tedesco, aveva garantito che se non fossero stati attaccati i tedeschi non avrebbero fatto saltare i ponti, e questo accordo fu violato come sappiamo. Questo tanto per inquadrare un po' storicamente quello che accade. È facile oggi per noi dire ma si poteva, ma se non avessero. Anche questa serie di testimonianze raccolte nel libro ci fa capire come è sbagliato fare un anacronismo e cercare di piegare quel che accade allora ai nostri ragionamenti odierni. Bene. Che ora abbiamo? Bene. Possiamo chiudere l'incontro e lasciando molte pensate a questi aperte, ma lo vedranno i nostri amici, i nostri lettori in una prossima pubblicazione. A pari che vi devo ringraziare, ma vi ringrazio sul serio e buona giornata a tutti.
Grazie.